Una serata a Fil Rouge il prossimo 10 marzo alle 21 nel Teatro del 99. Sul palco, nello spettacolo scritto da Loredana Enrico e Sandro Argentieri, storie di donne importanti come la Montessori o Frida Kahlo, ma anche di donne straordinariamente normali. Uno spettacolo del Teatro del 99 fatto in collaborazione con il Centro Antiviolenza Donatella Tellini dell'Aquila, con la Fondazione Egri per la Danza e il patrocinio dell'AIDAF. Tutto nasce dalla storia di una componente del direttivo AIDAF, morta per mano del marito, ricorda l'Enrico, coinvolta anche ragazzi del corso di recitazione. Questo è un concorso nazionale per giovani autori di danza e teatro che è partito lo scorso luglio e i cui vincitori saranno ospiti di questa serata. Questo fil rouge in realtà è proprio il filo che ci conduce nello svolgersi della serata e infatti avremo ospiti la compagnia Egri Bianco Danza, che è stata partner della scorsa edizione di Fil Rouge, e in più alcuni dei nostri ragazzi del corso di recitazione dei intermedi, insomma, l'età è quella della fascia scolastica, dell'età scolastica delle scuole superiori, daranno vita a uno spettacolo interamente dedicato al valore e alla forza della donna. Il centro antiviolenza ha fornito molte storie di donne. I dati sono inequivocabili, del resto. In 10 anni di attività del centro, oltre 450 le donne assistite. L'incidenza dei migranti è bassissima, solo l'1%, ma sempre per mano di mariti o partner italiani. Sì, noi siamo molto contente innanzitutto di questa collaborazione con Loredana Enrico, ed è una collaborazione che viene da lontano, e con il Teatro dei 99 oggi. Ci piace l'idea di aver contribuito fornendo delle storie tipo all'associazione affinché possa realizzare il suo lavoro. Ci piace pensare che attraverso le varie forme artistiche tante giovani donne e uomini possano dare voce a una pratica di contrasto alla violenza maschile, che è il cuore della nostra attività.